Buongiorno, per me sono le 7:15, è giovedì, se non sbaglio. Sì, ieri sera ho guardato chi l'ha visto, sicché oggi è giovedì. Lorenzo è già uscito di casa, così sta già andando a scuola. Stamani ho deciso che lascio Matteo a casa, sta bene, non ha niente, però visto che anche a scuola non ha nulla perché devono interrogare i suoi compagni, sicché andrebbe lì per non fare proprio nulla. E allora sta a casa insieme a me e niente, io sono a fare il lavoro che è proprio uno dei lavori che non sopporto fare, cioè levare tutte le etichette da quello che abbiamo comprato ieri, perché siamo andati alla Decathlon e all'UVS per prendere un po' di cose. Finalmente anche Stefano si è preso un po' di cose, perché l'anno scorso in pratica noi non ci eravamo comprati niente, io e Stefano, ai bimbi sì, e col fatto che tanto non andavamo da punte parti, abbiamo passato tutto il 2020 in casa, e sicché non avevamo preso niente. Quest'anno però dovevamo un po' rinnovare il guardaroba, soprattutto Stefano, sicché ieri mi ha fatto contenta, si è comprato qualcosa anche lui, 3 maglie, 2 paia di pantaloni, ma vabbè. E poi dovevo prendere un accappatoio per Matteo da mettere sul van, perché per noi tre ho recuperato quelli che avevo nel camper, insomma, precedente, e invece a lui, in pratica, siccome nel frattempo era cresciuto anche, l'avevo sfruttato per qui in casa, sicché mi mancava. E poi abbiamo comprato alla Decathlon proprio le infradito, quelle, il prezzo base, che le utilizzeremo per fare le docce, se non le facciamo in vanno, magari le facciamo quelle dei campeggi, sicché abbiamo ricomprato anche quelle. Ed era per quello che da cinese avevo comprato quei sacchi per le scarpe, perché voglio vedere di tenerle in uno spazio che abbiamo proprio sul van, quelle che non entrano lì, specialmente quelle di Stefano e Lorenzo, che hanno dei piedi esagerati loro. Magari le metterò dentro sacchetti, magari in una scatola nel gavone. Ho pensato di organizzarle così, poi vedrò. Tanto, domani è venerdì, vorrei, se Mattino mi dà una mano, vorrei registrare il tour del van, se si può chiamare tour. In più voglio cominciare a mettere le cose, perché non lo so, vogliamo provare a dormire almeno una notte in van, sicché non so quando riusciremo ad andare via. Comunque voglio già incominciare a organizzare tutto, e niente, ora mi metto a levare le etichette, poi io e Matteo andiamo al Lidl un attimo, prendo alcune cose, non farò la spesa quella grossa perché comunque un po' di cose in casa le ho, e voglio vedere se trovo il gelato al caramello salato. Di una bontà, ieri sera non ce l'avevo, l'avevo finito, ero in crisi, e voglio vedere se trovo anche quel gelato. E niente, ora mi metto a fare questo lavorino, così poi quando torno, semmai faccio le lavatrici, perché oggi già ho le lavatrici come se non ci fosse un domani, sicché stasera si stira anche come se non ci fosse un domani.
finito di levare le etichette, però vi volevo far vedere delle cose. Non vi faccio vedere tutto quello che abbiamo preso perché sono cose semplicissime, magliette semplicissime perché Stefano porta solo magliette, le polo, come si chiamano, quelle con lo scollo tondo, senza scritte, senza nulla, che non ha niente di interessante, però vi voglio far vedere delle cose, magari vi possono interessare, se come me. Non amate particolarmente il mare e io di conseguenza non amo neanche spendere tanti soldi per il costume. L'anno scorso, come vi ho detto, spesso non siamo proprio neanche andati al mare, però magari giù in giardino in costume mi ci mettevo. Due volte sono entrata anche in piscina, proprio l'acqua non è il mio stato ideale. Non amo l'acqua, però un costume magari serve comunque, anche perché alle volte siamo capitati in campeggi che avevano le piscine, sicché per far contento magari Stefano e i bimbi mi metto in costume e vado anche io e ho trovato un costume, si possono fare vari abbinamenti, il prezzo è... Allora, hanno il solito prezzo, il pezzo sopra e il pezzo sotto e vengono 4 euro l'uno, 3,99 euro per l'esattezza e si possono fare gli abbinamenti che si vuole, sia il sopra così a fascia, anche proprio una leggera imbottitura o se no il classico triangolo. E poi ci sono anche varie fantasie, o meglio. Sì, due fantasie diverse, questa e un'altra, e di questa però ci sono vari abbinamenti di colore. Io ho scelto questo perché è quello anche un po' più scuro e ho scelto dove sarà il sotto. Aspettate che cerco il sotto. Eccolo qui trovato, era finito sotto a panni scuri e questo è quello classico. Se no c'è anche con i fiocchini da annodare a lati. Io ho scelto questo che è quello proprio più classico e più semplice. Insomma, con 8 euro ho comprato un costume. Fa più che bene anche l'altro che avevo era di Decathlon, sempre a fascia. E, lo pagai sì, 7-8 euro, ma mi è durato 5-6 anni, tantissimo. Poi l'anno scorso, a fine estate, lo buttai via. Poi ho preso per la prima volta, spero di aver azzeccato la taglia, perché a volte l'S di Decathlon, a seconda di che cos'è, i pantaloni sono troppo lunghi, insomma, ho provato a prendere la S, ora vedo. Com'è? Spero di aver azzeccato. Ho provato a prendere questo reggiseno sportivo, credo che si chiami in questo modo, perché a volte quando mi fa voglia e mi alleno, insomma, il classico reggiseno con l'agganciatura qui dietro mi dà noia e allora ho provato a prendere lui anche un po' di imbottitura e lui l'ho pagato sui 14 euro ed era in offerta. Sicché non so se è perché era una fine serie, insomma, comunque come prezzo è buono. Ora vedo, lo lavo stamani e poi me lo provo. Spero che non vada stretto, non lo so. E poi sempre in offerta per 14 euro ho comprato questi pantaloni così corti sono comodissimi. Io i pantaloni così di Decathlon li compro sempre perché mi ci trovo benissimo e sapete che io sono per le cose pratiche e comode. Per 14 euro sono anche un bel cotone, è una bella stoffa, secondo me conviene se magari pensate di averne di bisogno, andate e prendeteli perché sono davvero presi a un prezzo ottimo. Ora vado a rifare i letti dei bimbi, così dopo io e Matteo andiamo al Lidl e poi oggi devo uscire 3 volte di casa stamani perché devo anche andare a prendere Lorenzo che esce 10 alle 2, così non lo faccio ritornare in pulmino e poi stamani devo riuscire un'altra volta. Ne voglio fare troppe stamani, mi sa. Dai, intanto andiamo a rifare i letti, così poi andiamo a Lidl.
speriamo di trovare il gelato. Io ci vado praticamente apposta per quello. Siamo ritornati ora dal Lidl, vi faccio vedere velocemente cosa abbiamo comprato perché ho preso proprio due cose. Per quanto riguarda i gelati, coppetta al caffè, sempre della marca Gelatelli, questo gelato a biscotto. Non ho trovato, sempre della marca dei Gelatelli, il caramello salato e ho preso in offerta questo di Italiamo, non l'ho mai mangiato, gelato al caramello con sale dolce di Cervia. Eccolo qui, 1,70 euro, però è pochino. Vabbè, intanto lo assaggio. Poi un cesto di insalata. Eccolo qui. In offerta con il 30% in più di prodotto, sicché invece che mezzo chilo, 650 grammi, pomodori ciliegino. Poi ho provato a prendere questo lievito madre secco, proverò a fare l'impasto a lunga lievitazione con lui. Le patate, quelle con la buccia rossa, perché voglio preparare gli gnocchi stamani. Uva senza semi, si vede, sì. Sempre in offerta il formato XXL, 25% in più di carote, sicché 1 kg 2,50 a meno di 1 euro. Ho provato a prendere questo shampoo della Sien, Oil Care Shampoo con Macadamia Oil. Poi lo proverò, se me li lavo già stasera, non so, o domani, i capelli. Comunque lo voglio andare a provare. Poi, tre confezioni di mozzarelle. E da ultimo, il pesto, perché ora vedo quasi quasi la pizza. Invece di sabato la faccio venerdì, perché non so se sabato sera siamo qui a casa o siamo via con il van. Tolto dal fuoco, le ho scolate le patate per fare gli gnocchi. Vi volevo solo dire una cosa, un attimo, mentre loro si intepidiscono perché ora davvero sono bruciante. Allora, ieri sera ho fatto l'impasto della focaccia con la farina, quella di tipo 2. Ho usato tutta farina di tipo 2, ne avevo un po' di quella che avevo comprato da Natura Sì e un po' di quella che vi avevo fatto vedere nel video prima di questo, non ricordo, che è questa, biologica della Coop Viviverde. Allora, è venuta buonissima, la focaccia era ottima, è piaciuta a tutti,
tutti e quattro. Ora me ne sono avanzati tre pezzetti, li avevo congelati ieri sera. Comunque, eccolo qui. È venuta buona. Allora, mamma mia, si sente anche ora ed è congelata. Il profumo della farina di tipo 2, che poi è una farina semi integrale, è buonissimo. Ha proprio un profumo buono, più rustico, insomma, è buona, buona. Io voglio provare a fare anche l'impasto della pizza con la farina di tipo 2, solo che non so se mi basterà questa, se ne dovrò comprare altra comunque. Andrò a fare scorta perché per pane, pizze e ho letto che si possono fare anche gli impasti della pasta frolla e dei biscotti, sicché farò delle prove nei prossimi giorni perché voglio eliminare, come già vi avevo detto, le farine bianche. Lei è approvata. Ora facciamo gli gnocchi, così questi sono pronti, sono le 10:30. Io non lo so se vanno preparati da ultimo, se si possono preparare anche un pochino prima. Io stamani faccio meglio a prepararli ora e niente, e poi facciamo il resto. Io oggi non voglio seguire delle dosi, voglio imparare a rendermi conto, man mano che lavoro l'impasto, di quanta farina ho bisogno, sicché vado subito a mettere le patate. Ora metto un po' di sale. Metto anche l'uovo. Ora metto un po' di farina. E mano a mano ne vado ad aggiungere altra. Quello che vorrei davvero imparare a fare è far entrare anche l'abitudine di fare un po' di pasta fatta in casa, come oggi questi gnocchi, senza neanche essere troppo legata alle dosi, anche perché domani magari mi si rompe la bilancia. Io voglio fare un po' di pasta fatta a casa e non riesco ma a regolarmi senza la bilancia, no? Ora i dolci è già una cosa di diversa secondo me perché le dosi devono essere più precise, ma per quanto riguarda le preparazioni comunque salate, come dico sempre delle polpette che io non vado mai con delle dosi scritte che le seguo alla lettera. Guardo mano a mano che impasto, la mia regola è sempre quello di avere un composto che si possa lavorare bene e che non si sfaccia, perché che però sia comunque morbido. Il mio impasto, secondo me, è pronto. Ora incomincio a tagliare gli gnocchi. Non prendetemi in giro, ma io stamani ho guardato un tutorial per poi andare a rigarli con la forchetta. Guardiamo se mi ricordo bene tutto quello che ho visto nel tutorial.
qui i miei gnocchi finiti, ora li tappo con uno strofinaccio, semmai ogni tanto vengo a smuoverli e aggiungerò dell'altra farina di semola se vedo che ne necessitano. E niente, e dopo ce li pappiamo. Prima mi avete visto preparare questo sugo che io ho fatto con un pochino di olio sul fondo della pentola, uno spicchiettino di aglio che ho fatto appena appena rosolare e poi ho aggiunto una zucchina tritata con la grattugia, quella con i fori più grandi. Ho fatto andare qualche minuto e poi ho aggiunto la passata di pomodoro, un pochino di sale, un pochino di pepe e un po' di basilico per insaporire. Ho fatto andare, insomma, ho fatto cuocere e ho fatto anche ritirare un po' il sugo e ora con questo sugo e la besciamella voglio andare a preparare delle lasagne per domani a pranzo perché ho una confezione di pasta sfoglia per lasagne e non vorrei, insomma, che poi alla fine scade e la devo buttare via. Eccole qui, ora domani le andrò a cuocere in forno, appena si saranno raffreddate le tapperò con la pellicola trasparente e le metterò in frigorifero, vi dico già che il profumo è davvero buono. Dopo pranzo, io e mia sorella abbiamo deciso di portare i bimbi al mare, visto che mia nipote voleva andare sul monopattino. Per queste cose lei è molto più spericolata della zia. Vi ho portato con noi nella nostra breve passeggiata, così avete visto anche un po' del mio mare, ma ahimè, al mio ritorno mi aspettava il prato da tagliare. Ho sistemato anche alcune piante e quando è ritornato Stefano abbiamo sistemato anche un po' della siepe perché questa è la fissa di Stefano. Thank you.
Sono le 6:15, ormai è sera. Io ho fatto la doccia perché ci voleva. Ora metto sulla cena, preparo il purè soprattutto e poi mi metto a stirare tutti i panni che ho lavato oggi. Sì, mi sono girata a guardarli perché sono lì sul tavolo che mi stanno aspettando. Io concludo qui il video così. Faccio queste cose, mi sbrigo nel mentre che Lorenzo è a scuola guida, perché ve l'ho detto che va a scuola guida per prendere la patente per la moto. E sì, che ora la sera si cena un po' più tardi e posso approfittare per fare un po' più di cose. E niente, poi quasi quasi, dopo cena, incomincio un po' a lavorare a questo video, così guardiamo se domani riesco a pubblicarlo. Domani vorrei anche registrare il van tour, insomma vorrei farvi vedere il van un po' meglio. Ne approfitterò che anche domani ho Matteo a casa, lo lascio a casa, tanto esce anche prima, non ha niente, sicché lo lascio a casa e guardiamo se riesco a registrarlo. Spero soprattutto che vi farà piacere vedere, insomma, tutto quello che concerne il van. E niente, dai, ora preparo cena e mi metto a stirare. Io, come sempre, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!